Importante questo collegamento della costa tra Savona e Piemonte. Il Savona è il porto naturale non soltanto di questa terra generosa della provincia di Savona, ma anche il porto del Piemonte, il porto della nostra cultura, della nostra storia, della nostra tradizione, ed è una porta d'ingresso anche straordinaria per il Piemonte, per le nostre attività, per le emozioni che il Piemonte sa in qualche modo trasferire. E questa straordinaria opportunità che la costa da anni ormai col porto di Savona mette a disposizione di questo territorio deve essere il preludio sempre di più per una forte aggregazione, per un'opportunità in qualche modo da condividere. Porta grosso modo ad un gettito che è sopra i 30 milioni di euro l'anno. Credo che in una città di 60.000 abitanti significhi in qualche maniera un gettito di 500 euro a famiglia. Oggi ci lavorano sull'attività delle crociere più di 250 persone. Noi con Savona ogni anno abbiamo già accordi di sponsorizzazioni per eventi di natura culturale, le notti bianche ad esempio, o attività come abbiamo svolto in passato per il Priamar. È una cosa che facciamo da anni e che continueremo a fare. Sono vari i settori che beneficiano di queste cose. Io credo che su queste cose si debba continuare a lavorare, visto che Costa ormai è radicata a Savona in maniera definitiva. A parte stanno chiudendo le ultime procedure per avviare i lavori della stazione marittima, e quindi credo che su questa linea di lavoro abbia senso continuare. Noi contiamo di essere vicini al milione di passeggeri qui a Savona, e quindi Savona rientra pienamente nei nostri programmi di sviluppo e accompagna la crescita di Costa Crociere nei prossimi anni.